Buongiorno a tutti quanti voi, io non posso che concordare con tutto quello che ha detto il professore Mancusi. Rubo solo un momento perché voglio ringraziare da parte dei genitori dell'Age due persone, il professore Mancusi e la professoressa Grazia Guaranda, perché hanno sposato appieno quello che era la nostra idea, ma hanno lavorato veramente tanto per poter arrivare a quello che è oggi. E lasciatemi dire che questa forse è una giornata perfetta perché vede insieme, sia come organizzatori che come fruitori, due agenzie importanti nella vita dei bambini, la famiglia e la scuola. Quindi cos'è che meglio può essere nella crescita dei nostri bambini se queste due agenzie formative si tengono per mano e si danno una mano? Adesso mi lascio a loro, grazie. Grazie per essere venuti qui a Striano stamattina. Un saluto particolare va ai tanti dirigenti scolastici della Regione Campania che stamattina ci hanno onorato la loro presenza, va ai tanti insegnanti che ci hanno onorato la loro presenza. E la signora Sansone diceva benissimo, stamattina c'è una sinergia ed una unione perfetta fra istituzioni, fra insegnanti, e lo Stato è presente, quindi anche il Ministero è presente. Quindi un ringraziamento particolare a questa magnifica associazione che è l'AGE, l'Associazione dei Genitori Italiani, che questa associazione è presente sul nostro territorio da un po' di anni, ma sta dando man mano, il Presidente Sansone me lo consentirà, insieme alle signore che sono qui presenti, man mano sempre, diciamo, sta dando un segno tangibile della loro presenza sul territorio. Fatto sta, il convegno di stamattina è una, diciamo, è un'occasione per ricordarci che questa associazione esiste sul territorio, ha lavorato bene, sta lavorando bene e stamattina ci ha dato il, diciamo, ha aperto gli occhi e francamente io non credevo che ci fosse diciamo, tanta partecipazione. Con un ringraziamento al professore Mancusi, al presidente Mancusi, ho avuto l'onore di lavorare nel mio scorso mandato quando lui è stato preside del nostro istituto comprensivo, quindi conosco la sua tenacia, conosco la sua caparbietà e quindi così ha voluto organizzare la caparbietà si vede da questa organizzazione di stamattina. E dicevo a Michele, non credevo che ci fosse, diciamo, una partecipazione così importante. Come saluto e colgo l'occasione per salutare i relatori che stamattina ci hanno onorato la loro presenza e sicuramente ci faranno entrare in questo tema della dislessia in maniera più pregnante e ci daranno, diciamo, delle delucidazioni maggiori e ci faranno capire soprattutto, noi abbiamo bisogno di capire, perché noi come Stato, come Governo, come istituzione locale abbiamo bisogno di capire come dobbiamo fare i nostri investimenti sul territorio. Michele Mancusi diceva investimenti sulla nostra, sulle nostre generazioni future. Beh, il tema della dislessia per noi è un investimento sulle generazioni future, perché non credo sia una diversità talmente forte, talmente diciamo, accentata che non si può curare, tutt'altro, dalle poche cose che io ho avuto modo di leggere e di capire, vedo che la dislessia è un qualcosa che è una patologia che non è guaribile, ma sicuramente si può accompagnare e si può, diciamo, si può mettere sulla retta strada, sulla giusta strada, facendo capire che dislessici sono stati grandi menti come Einstein, Kennedy. Quindi alla fine nulla implica, la dislessia nulla implica sulla intelligenza dei ragazzi. Ecco perché questa grande partecipazione di stamattina, ecco perché noi abbiamo e ci siamo sentiti veramente onorati anzitutto a partecipare come comune, a dare il nostro patrocinio morale, così come ringrazio l'ASL Napoli 3 Sud
ma un ringraziamento alla, diciamo, saluto due presidi che, diciamo, che sono presenti sul nostro territorio, la mia preside, la dottoressa Bianca Maria Di Rocco, preside dell'Istituto Comprensivo di Striano, e il preside Ferrara dell'Istituto Alberghiero di Striano, che è sul nostro territorio da 3 anni, ma fa la sua parte. Come saluto gli splendidi ragazzi, un ringraziamento ai magnifici ragazzi della Protezione Civile, al mio comando Vigili Urbani che è presente. Anche noi nelle scuole cerchiamo, anche col comando Vigili e con la Protezione Civile, abbiamo fatto delle iniziative molto importanti che ci hanno consentito di essere presenti, proprio perché noi vogliamo essere presenti nella scuola, noi dobbiamo essere presenti nella scuola. Concludo ringraziando e augurandomi che siete stati accolti con la nostra accoglienza solita, lo diceva prima il professore Mancusi, con l'accoglienza, con il nostro calore da strianesi, diciamo, come ci piace accogliere chiunque viene da fuori. E poi un ringraziamento a questa magnifica struttura, prima qualche professore mi suggeriva, da questa struttura abbiamo voluto dare, la famiglia Falco ha voluto dare un segnale di partenza dell'economia. In un paese piccolo della provincia di Napoli, di 8.000 abitanti, una struttura del genere non fa altro che qualificare e gratificare quella che è l'intera zona. Non solo Striano, ma l'Agro Nocerino e anche il Vesuviano. Quindi un ringraziamento alla famiglia Falco che ci ha ospitato in questa struttura e ha dato la possibilità, e stanno facendo tanto anche loro con le scuole. Fra pochi giorni, credo fra una quindicina di giorni, avremo ospite i ragazzi dell'alberghiero che verranno qui nella struttura a fare delle attività, quindi coinvolgendo anche le scuole, il nostro istituto comprensivo. Quindi questa struttura è parte integrante della nostra città. Mi fa piacere veramente, con grande onore, stamattina vi abbiamo accolto. Io vi ringrazio, lascio spazio a chi più di me sicuramente ci farà entrare nel clou del convegno. Grazie, buona giornata e buon proseguimento del convegno. Un ringraziamento particolare a questa magnifica associazione che è l'AGE, l'Associazione dei Genitori Italiani, che questa associazione è presente sul nostro territorio da un po' di anni, ma sta dando man mano, il presidente Sansone me lo consentirà, insieme alle signore che sono qui presenti, man mano sempre, diciamo, sta dando un segno tangibile della loro presenza sul territorio. Fatto sta, il convegno di stamattina è una, diciamo, è un'occasione per ricordarci che questa associazione esiste sul territorio, ha lavorato bene, sta lavorando bene.